Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici, eccoci su Radio Vacanze al consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Maggiando. Questa volta, questa settimana, vi porto su un percorso molto dolce che mi ha condotto a Rimini in occasione del SIGEP, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione, che si svolge ogni anno appunto in questa località della Riviera Romagnola. E proprio in questa occasione ho avuto modo di fare un bellissimo viaggio nel gusto, un bellissimo viaggio nella dolcezza, nei sapori, nei profumi di quello che è un po' una delle icone della nostra bella Italia, e di conseguenza non potevo non descrivervi qualche cosa, qualche piccolo episodio, qualche interessante situazione che ho vissuto. Chiaramente la panificazione, la pizza, i dolci, i gelati sono ogni giorno sulla nostra tavola, per la colazione, per un dessert, per la cena, e comunque in alcuni casi anche sono oggetti di desiderio. Quante volte siamo passati davanti a una vetrina di una bella pasticceria o di una gelateria e ci siamo soffermati a vedere qualcosa che già i nostri occhi avevano voglia di degustare. Non sempre ci è consentito, vuoi per la linea, vuoi perché per motivi di salute, ma sono sfizi che ogni tanto, almeno diciamo periodicamente, dobbiamo toglierci, perché la gola è un punto importante del nostro organismo, e quindi alcune situazioni di dolcezza o di sapidità, nel caso della pizza, nel caso del pane, nel caso appunto di altri prodotti della panificazione, ci danno quel qualcosa in più che ci rende la vita migliore. E non poteva appunto mancare in questa occasione la mia partecipazione come giurato in un concorso, direi importantissimo, almeno pericolosi, che era il concorso che decretava il miglior pasticcino in stile italiano. È un concorso che è stato organizzato dalla Debic, che è una delle aziende leader nel settore appunto dei prodotti per la pasticceria, e coinvolgeva una serie di pasticceri importanti a livello nazionale. E la finale appunto ha avuto luogo durante il SIGEP, appunto alla mia presenza insieme ad altri giurati è stata diciamo decretata appunto il vincitore. Aveva come finalisti proprio un giro d'Italia della dolcezza, perché avevamo Paolo Pitti, che appunto è la pasticceria Pitti di Cascinette di Ivrea, vicino a Torino. E avevamo poi invece un rappresentante del centro, la pasticceria Giulia di Firenze, con Luca Mirti, e poi una pasticceria del sud, col bar del Corso Infantino, Giuseppe Infantino appunto è il proprietario, a Palazzola Creide in provincia di Siracusa. Questi tre personaggi, questi tre artisti della dolcezza, hanno realizzato dei pasticcini che richiamassero la tradizione ma anche un po' l'innovazione. Sono stati degustati dalla giuria popolare, dalla giuria tecnica, e ovviamente è stato decretato il vincitore. Ha vinto la pasticceria di Firenze. Luca Mirti, della pasticceria Giulia di Firenze, si è aggiudicato questo ambito trofeo, che ovviamente è stato difficilissimo assegnare, perché non vi immagina, forse potete anche immaginarlo, sì, ma diciamo molto lontanamente, perché le mie papille gustative hanno assaggiato dei sapori assolutamente incredibili, dove prevaricavano i nostri diciamo profumi, i nostri ingredienti più abituali, che erano però mixati in maniera veramente professionale ad altri sapori anche un po' più innovativi. Quindi c'è stato spazio per tutto. Devo dire, i risultati sono stati eccezionali. Abbiamo brindato poi insieme al vincitore e insieme agli altri finalisti con una dolcissima parata di leccornie, che appunto la Debic ci ha dato la possibilità di assaporare. Bene, e sulle note di questa dolcezza introduciamo la prossima canzone.
Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte. Eccoci di nuovo dopo una bellissima canzone a parlare di viaggio, ma anche di gusto di cibo. E durante il mio ultimo viaggio sono approdato in Romagna, sulla costiera romagnola, esattamente vicino a Ravenna, tra Ravenna e Cervia, dove ho trovato una realtà assolutamente unica, ma veramente unica sotto tutti i profili, dal gusto alla situation, anche alla struttura. Quindi un ristorante secondo me da visitare, diciamo, per chi va a Ravenna. Siamo vicinissimi tra l'altro anche a Mirabilandia, al parco giochi, uno dei parchi giochi e attrazioni più famosi d'Italia, insomma, e quindi può essere un'occasione anche per avere la possibilità di gustare i piatti di questo ristorante, che si chiama La Campazza. La Campazza prende nome appunto dalla località, da questa campagna che è vicino al mare, sulla Romea, sulla strada statale, e che invece racchiude in sé un mondo, perché pensate che in questa zona, in quest'area, si sviluppa nel 2008 il progetto Cicogna Bianca. È proprio il villaggio delle cicogne, in questa oasi di Fosso Ghiaia, che siamo appunto proprio a pochissimi chilometri da Ravenna, a pochissimi chilometri da Cervia, quindi proprio vicino anche alle famose saline dove si estrae il sale dolce di Cervia, e si trova appunto questo ristorante, che non è solo il ristorante, ma è un punto di ritrovo, perché appunto in questa zona nidificano queste cicogne, che sono bellissime anche ovviamente da vedersi, ma poi nell'immaginario collettivo hanno tantissimi ricordi, e al tempo stesso invece in questa bellissima, grandissima trattoria si possano mangiare piatti di pesce e di carne, con delle grigliate stupende, delle battilarde con degli antipasti veramente fatti bene, assortiti bene, e soprattutto gustare anche dei dolci che sono fantascientifici. Ho usato forse dei termini un po' troppo importanti, non lo so, io vi consiglio di andare a degustarli. Allora è La Campazza, siamo sulla strada statale, sulla via Romea Sud, la località è Fosso Ghiaia e siamo a Ravenna, quindi se passate in quella zona non dovete dimenticarvi di fermarvi, perché è un consiglio non solo da gourmet, ma proprio da amico. Thank you.
immerso nel mio mare di pensieri che sfiorano la mente, l'anima e te. Nei miei occhi ormai i ricordi di noi e la voglia di tornare indietro non passa mai. Voglio esistere adesso nei pensieri tuoi. Voglio esistere, dimmi se anche tu lo vuoi. La luce tra noi due, quanto freddo che avrai, quante cose che sbagliai e la voglia di tornare indietro non passa mai. Voglio esistere adesso nei pensieri tuoi. Esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Turista fai da te? Sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta.
visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte. E nel mio peregrinare, ovviamente nel gusto, non potevo non fermarmi, come di consueto ovviamente, in occasione di una mia visita a Rimini, all'osteria della Grotta Rossa. Questa osteria che offre un'antica cucina romagnola, fatta di carne o di pesce, ma cucinato tutto come una volta. È un locale, direi, piuttosto semplice, ma consentitemelo, dove si respirano veramente i sapori, i profumi delle vecchie osterie romagnole, dove la cordialità ovviamente del personale è ovviamente nella consuetudine che fa tanto cara alla Riviera Romagnola anche questo appellativo di essere estremamente gentili con i propri ospiti, con i propri clienti. Anche qui non posso, è un must quello di assaggiare ogni volta, riassaggiare i mitici salumi fatti in casa con la piadina e lo squacquerone, questo tipico formaggio romagnolo morbido che si abbina in maniera incredibile, si sposa con la piadina romagnola e con i salumi. Quindi questo è uno dei piatti che sono immancabili in una mia fermata in questa osteria appunto della Grotta Rossa, ma non possono mancare le famosissime, ma soprattutto gustosissime tagliatelle con ragù fatto alla vecchia maniera, quello buono che viene cotto tanto lentamente, insomma, quello che si sposa anch'esso con le tagliatelle e raggiunge, diciamo, l'apice del gusto mentre si mangia, magari bevuto con un classico bicchiere di Sangiovese della casa, che è sicuramente un vino che, come si dice qua, senza grandi pretese, ma con tanta voglia di dare, e questo è sicuramente una delle caratteristiche di questo locale. Siamo proprio nella collina riminese, vicinissimo anche all'uscita autostradale di Rimini, siamo vicini anche alla fiera, quindi insomma è equidistante un po' da tutti. È un nome che dovete segnarvi sul vostro taccuino quando siete in zona: Osteria Grotta Rossa. La via è semplicissima, via della Grotta Rossa, non c'è verso sbagliare, ma sicuramente è un punto di riferimento per i buon gustai. Buona giornata. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate: Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte.
Bentornati al nostro appuntamento settimanale e come sempre, come vi avevo già anticipato anche nella scorsa puntata, proseguiamo il nostro iter, la scoperta, diciamo, delle prerogative gastronomiche dei vari segni zodiacali. Oggi daremo qualche indicazione su quello che è il toro, toro 21 aprile 20 maggio, e appunto nel profilo gastrologico che appunto vi voglio fornire, è persona nata sotto questo segno, è un tipo terrestre e nervoso, ha un palato raffinato, un appetito robusto e esige quantità, qualità, varietà e presentazione. È un buon intenditore di vini, ama i dessert, è bravo a cucinare anche. Cura l'armonia della tavola, tiene d'occhio la linea, ma mangia di tutto. Il nativo di questo segno è una persona lenta, caratterizzata da un sano e intenso edonismo, è sensuale e sensoriale. L'uomo toro predilige le pietanze prelibate e raffinate, mentre la donna toro è la più brava cuoca dello zodiaco. Beh, insomma, mi sembra che ci siano, diciamo, varie interpretazioni su questo segno. Come dicevo, sono sempre legate ad una mia semplicissima interpretazione legata alle amicizie che mi hanno dato questa così quest'idea, ma ovviamente, come dicevo sempre, non sono dogmi, non sono delle cose da prendere in considerazione diciamo effettiva, però magari può essere piacevole vedere che possano essere in qualche modo riscontrabili nella propria persona o in quella degli amici e magari oggetto di così conversazione a tavola. Il vino del toro è il Berlucchi 61 Rosé della Guido Berlucchi di Corte Franca in provincia di Brescia, siamo in Francia Corta ovviamente. Questo vino è un vino che ha come uvaggio il 60% di Pinot Nero e il 40% di Chardonnay. La preparazione della cuvée viene fatta nella primavera successiva alla vendemmia e l'affinamento a contatto con i lieviti dura almeno 24 mesi, seguiti da almeno altri 2 mesi dopo la sboccatura. È un dosaggio brut, ha un valore alcolico di 12,5 gradi e un colore, un bel colore rosa intenso che varia leggermente da una vendemmia all'altra. Come profumo ha delle note eleganti di frutti di bosco, frutta matura, ben amalgamate con i delicati profumi di lieviti e della crosta di pane, sempre frequente in questi tipi di uvaggi e in questo tipo di appunto preparazione. E un sapore al palato fine, elegante, con un buon corpo e una bellissima acidità. Come si abbina? Beh, si abbina ottimo ovviamente come aperitivo, ma può accompagnare piacevolmente salumi, primi piatti saporiti e formaggi anche stagionati e ovviamente una delle sue esaltazioni della struttura di questo vino si ha abbinandolo ai crostacei. Beh, detto questo, alziamo i calici e brindiamo non solo ai rappresentanti del toro, non solo a questo magnifico vino Berlucchi 61 Rosé della Guido Berlucchi, ma a tutti i segni dello zodiaco, a tutte le persone che amano mangiare, amano viaggiare e soprattutto lo fanno viaggiando e mangiando. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze.